La prevenzione del tumore al seno deve diventare un imperativo per tutte le donne, perché prevenire è salvarsi la vita. Trovare comunque qualche stranezza nel proprio seno, una difformità, in tempo vuol dire riconoscere quella che è una grave malattia che si può curare. E accendiamo i riflettori su questo, su come fare prevenzione in questo mese di ottobre, mettendo in fila una serie di iniziative anche grazie alla disponibilità di tutti i soggetti che oggi con noi in conferenza stampa hanno presentato le loro attività, quindi molte possibilità di visite, un momento informativo sulla prevenzione e la cura del tumore al seno e anche una camminata, la prima camminata in rosa che faremo qui nel comune di Fano domenica 17 settembre ore 10. Una cosa alla quale teniamo moltissimo quest'anno è dedicare tutta la nostra attività alla presidente di Fior di Loto che è venuta a mancare proprio quest'anno, Alida Battistelli, che era anche una pittrice che ha realizzo quest'opera e con la quale abbiamo fatto le spillette che distribuiremo durante tutto il mese nelle nostre attività, proprio perché il suo impegno è stato importante ed è un momento anche di riconoscenza per lei, per tutto quello che ha fatto in questi anni per le donne di questo territorio. Dottor Magalotti, con Ottobre Rosa tornano anche le visite gratuite legate alla prevenzione. Come funzionano e come è possibile partecipare? Allora, come vedete dalla diffusione dei cartelloni, tutte le pazienti e anche i pazienti, ci tengo molto a precisare anche gli uomini, possono usufruire di questo servizio, quello di avere una visita specialistica. Basta chiamare al numero che è segnato sui vari fogli diffusi, ad esempio l'associazione Fior di Loto, che è un'associazione di donne operate al seno qui di Fano, sono disposte a prendere i nominativi, e poi noi tutti i mercoledì di ogni settimana del mese di ottobre, dalle ore 13 alle ore 16, facciamo regolarmente le visite senologiche gratuite in ospedale qui a Fano. La nostra associazione, che l'anno prossimo celebrerà i 100 anni a livello nazionale, si è sempre occupata di prevenzione e il mese di ottobre è il mese cruciale per le nostre attività, perché è il mese dedicato alla sensibilizzazione per la prevenzione del tumore al seno. Il tumore al seno è la patologia più frequente in ambito femminile, colpisce allo stesso modo tutte le fasce di età. E cosa importante, circa il 30% delle donne vengono colpite prima dell'età dello screening, cioè al di sotto dei 50 anni. La campagna di quest'anno della LILT è focalizzata non solo a recuperare tutte le donne che sono sfuggite alle campagne di prevenzione e di screening a causa, ahimè, del Covid, ma soprattutto cercare di far comprendere alle donne giovani l'importanza di conoscere il proprio seno e quindi abituarle alla prevenzione, quindi a imparare a fare l'autopalpazione, la visita senologica, perché il seno non deve essere tabù. Quindi la prevenzione nasce già sin dalle fasce di età più piccole ed è una cosa che una volta che le donne imparano poi porteranno per tutta la loro vita.